Yannick Sinner si prepara a debuttare alle ATP Finals di Torino, dove è considerato uno dei favoriti. Dopo un anno intenso e pieno di sfide, Sinner sembra aver ritrovato il sorriso e la determinazione per affrontare i suoi avversari. Il suo allenatore, Darren Cahill, non ha dubbi sulle sue capacità e racconta quanto il giovane tennista italiano sia maturato e abbia dimostrato grande resilienza, soprattutto nei momenti più difficili. Come sta Yannick? Secondo Cahill, Yannick arriva alle finals in ottima forma, dopo un anno di crescita che lo ha portato a vincere in diverse occasioni importanti. Yannick ha dimostrato una maturità sorprendente per un ragazzo di soli 23 anni, afferma il coach australiano. Le esperienze passate lo hanno reso più forte e consapevole di sé, pronto ad affrontare qualsiasi sfida. L'allenatore sottolinea come le difficoltà vissute quest'anno abbiano fortificato Sinner. Dopo ciò che ha attraversato, Yannick sa di poter superare qualsiasi ostacolo, nulla può più spaventarlo. Nonostante le voci e i sospetti di doping per una sostanza trovata nelle sue analisi, Sinner ha mantenuto la calma e continua a lavorare a testa alta, in attesa della sentenza del TAS. Cahill è fiducioso e afferma che Sinner non ha nulla da temere, anche la WADA ha chiarito che la sostanza rilevata non altera le performance. L'approccio alle ATP Finals e il confronto con Alcaraz. Sinner affronta le Finals da favorito, un ruolo che comporta grandi aspettative. Ogni volta che scende in campo, si aspetta che vinca, afferma Cahill. Il pubblico di Torino è pronto a sostenerlo, creando un'atmosfera che gli è favorevole. Sarà dura batterlo, ha dimostrato di poter reggere la pressione anche a New York, commenta il coach, fiducioso che Yannick darà il massimo. Sul confronto con Carlos Alcaraz, Cahill preferisce mantenere il rispetto per entrambi, definendo sia Alcaraz che Sinner come talenti straordinari. Se si troveranno in finale, tiferò per Yannick e mi godrò lo spettacolo.